Bentrovati a tutti e buona domenica qui su Radio Rossonera. Sono le pagelle di Milan-Lecce 3-0, ovviamente registrate il giorno prima, non è che sono entrato di straforo a San Siro, giustamente pochi minuti dopo la fine del post, le pagelle. E quindi partiamo subito con quelli che sono i voti della partita di ieri, la partita che ci ha permesso di vincere 3-0, ci ha permesso di consolidare ancora una volta il secondo posto, ancor più rispetto a quello che ce la faccio adesso, non vi preoccupate. Vabbè, partiamo con un senza voto, molto semplice. Mike Maignan senza voto, ha fatto credo un paio di parate, ma niente di che. Per quanto riguarda la pericolosità del Lecce, è arrivata più per dei tiri che sono andati fuori o sulla traversa a inizio e metà primo tempo. Poi è stato veramente uno spettatore non pagante, ma anzi uno spettatore pagato per certi versi. Quindi, insomma, di Mike chiederemo gli straordinari nel caso nel prossimo futuro. Oggi si è particolarmente riposato. 6 anche per Davide Calabria, che aveva Bandà, che è un cliente scomodo e ogni tanto ci ha fatto male nel recente passato, ha fatto bene, nel senso che non ha concesso granché a Bandà. Poi dopo l'espulsione di Krstović su quella fascia non c'era nemmeno più Bandà, ma Bandà è andato in mezzo per fare il centrale, poi è stato sostituito, ma insomma una partita onesta quella di Davide, impreziosita diciamo così dal movimento costante verso il centro del campo, che ci ha permesso di essere in superiorità proprio in quella zona di campo per permettere poi a Ciocuese di essere largo in uno contro uno, cosa che si è rivelata mossa vincente soprattutto per il primo gol. E quindi 6 a lui, 6 a Fikayo Tomori, che ha l'unico neo di essersi fatto ammonire al ritorno a Praga quando ormai la qualificazione era in tasca. Mannaggia Fic, anche perché lo sappiamo, i nostri centrali, tra chi è mezzo incerottato, chi magari è appena tornato come Kier, ciao, bisogna vedere se la fascite passa in tempo per essere al 100%, sarebbe stato molto comodo da avere giovedì, ma insomma la partita di oggi è andata via bella, tranquilla e serena. 6 e mezzo per Matteo Gabbi, ha dato mezzo voto in più rispetto a Tomori per premiarlo ancora una volta di questa sorta di erraticità che ha da un po' di tempo a questa parte. Ha una maturità rispetto al recente passato, quando è andato via dal Milan, è andato via Reale, che è sorprendente anche in alcune scelte proprio di vado o resto, nel senso vado ad attaccare l'uomo oppure mi fermo. È maturato tanto anche a livello di scelte. Un bel, diciamo così, jolly che ci siamo ritrovati in casa per l'anno prossimo, sia per quanto riguarda le liste che per il pacchetto difensore in generale. Quindi molto bene anche lui. Le vacanze di sabato di Teo è incredibile. Oggi Teo credo che sia andato in terza marcia, non ha messo né la quarta né la quinta, eppure ha fatto una partita onestissima, senza strafare, riposandosi per quello che è l'impegno di giovedì, tirando uno scaldabagno sulla traversa che se fa gol viene giù San Siro, portando in campo il buon Teo Junior all'inizio. Insomma, partita di passaggio per Teo. 6 e mezzo per Yassine Adeli, che si è ritrovato spesso a giocare in mezzo lì da solo con Renders un pochino più alto, con Pulisic che era sicuramente più alto, ha fatto bene. Più devo dire a livello di assist, il corner è particolarmente calciato bene, perché è forte a rientrare, infatti Olivier Giroud gli basta strusciare leggermente la palla per far andare dentro, veramente un bel cross sul corner, così come quella bella palla che manda in porta Raffaele Ao, è un gran tracciante, veramente che fa capire che questo ragazzo qualche qualità ce l'ha anche proprio a livello di pensiero, ancora prima che di piedi. Ha fatto una buona partita, Cosina ha lasciato in giù come a livello difensivo, così come Tijani Renders, ma oggi insomma la nostra fase difensiva dei due centrali di centrocampo era obbligatoriamente un po' più complicata rispetto al solito, perché davanti a loro non c'era Loftus-Cheek, c'era Pulisic, insomma, ed entrambi non sono, diciamo, mediani difensori. Tant'è che le due o tre occasioni del Lecce sono nate proprio dal fatto che ogni tanto in mediana poco filtro c'era nel primo tempo. Però detto questo, che può essere un piccolo neo, entrambi hanno fatto una partita molto buona. Insomma, tutto il Milan diciamo che non si è spremuto, ed è forse la notizia migliore di giornata. Christian Pulisic prende 7 e mezzo, come abbiamo detto nel post partita gli sono veramente passati 4-5 minuti per essere efficace. Si è guardato intorno, ha studiato un minimo
quello che era la disposizione del Lecce, si è guardato intorno per vedere lui stesso dove poteva far male, e da quando poi ha fatto gol in poi non si è letteralmente più fermato, ha fatto gol, ha cercato di fare assist, poteva raddoppiare subito dopo con quel colpo di testa che invece si è rivelato un po' troppo centrale, parato da Falcone. Non è più una novità ormai Christian Pulisic. Quello che ogni tanto mi sorprende invece è vedere quanto dominio della palla e del gioco abbia, nel senso che è letteralmente una sorta di palla in banca quando va la palla nei piedi di Christian, e ha sempre, solitamente, la lettura della giocata migliore possibile in quel momento, se andare, fermarsi, ragionare oppure provare subito a sprintare e andare dritto. Mi piace perché è un giocatore pensante, diciamo più meno istintivo e più pensante, cosa che a questa squadra serve tantissimo. Perché, e se li vediamo, gli altri due sono esattamente l'opposto, cioè Chukwueze e Leao, che sono intanto un po' più istintivi e meno, diciamo così, meno ragionanti in campo, cosa che è assolutamente buona se riesce a trovare un equilibrio. Chukwueze l'ho apprezzato per il primo tempo, soprattutto perché ancora una volta ha iniziato la partita acceso, e per un giocatore che ha passato due terzi di stagione in disparte, un po' spento, coinvolto da qualche voce di troppo, qualche infortunio, poi la Coppa d'Africa che non ti fa sicuramente prendere ritmo in campionato, poi ritorni, riesci comunque a trovare un pochino di spazio, e adesso è riuscito a mettere anche due o tre prestazioni buone una dopo l'altra. Quindi sono qui veramente contento di avere questa sorta di boost finale, di mettere un giocatore nel nostro motore che insieme a Noah Okafor può fare la differenza là davanti, proprio perché ogni tanto le partite, insomma, incrociando le dita, noi le sblocchiamo sempre molto spesso nei primi minuti, ma potremmo dover chiedere anche qualche aiuto alla panchina da qui a fine stagione. Rafa, anche lui prende 7, partita sonnecchiante, e poi dopo il gol decide di divertire. Anche lui, come Teo, diciamo che è stato in vacanza. Oggi la nostra fascia mancina, che è sicuramente la nostra parte migliore della squadra, è andata particolarmente in, diciamo così, a giri di motori limitati, e saranno loro che invece dovranno spingerci, come è stato magari in alcune gare di Champions League, così come è stato in alcune gare di campionato, così come sarà, credo, in Europa League da adesso in poi, la nostra arma finale per provare ad arrivare fino a Dublino. 6,5 Olivier Giroud, che ha il merito di fare gol, non si è visto granché oltre al gol. Olivier, però, in area di rigore, di testa, credo che non abbia rivali in giro ancora per l'Europa, nonostante l'età, è forse uno dei migliori colpitori di testa. Anche oggi si è rivelato particolarmente efficace in questo. Come abbiamo detto nel post partita, sarebbe perfetto come chioccia per il prossimo 9 del Milan, perché avere un attacco finale Giroud, Zirkzee ai nastri di partenza l'anno prossimo sarebbe una cosa incredibile. Ma insomma, per i subentrati è un 6 politico, la partita era finita con 2 o 3 gol di vantaggio, l'uomo in più, insomma, niente da dire sui subentrati. Chiudo con un minuto su mister Stefano Pioli, che prende 7, per due cose. Una, per come ci ha messo in campo oggi, perché non era scontato trovare un minimo di equilibrio con 4 attaccanti, trovare la via del gol subito, trovare, diciamo così, un pertugio a fare gol a una squadra che in realtà non aveva preso un gol da quando aveva cambiato allenatore. Quindi merito al mister per aver messo lì Christian Pulisic, quando si poteva tranquillamente mettere un centrocampista, come abbiamo sempre giocato con Loftus-Cheek, quindi mettere un Musa, un Adli più alto, un Renders, eccetera, eccetera. E quindi anche coraggioso, e mi sembra l'idea giusta, come avevamo detto in settimana, l'idea di vivere questa sorta di gara di campionato anche un pochino per divertirsi, per staccare un po' di testa da quello che è il nostro impegno principale, cioè l'Europa League. Provare a divertirsi, non fare brutte figure, e poi per il campionato avere un unico obiettivo, cioè fare un derby all'altezza della nostra storia. Diciamo che questi sono esattamente i pomeriggi perfetti per fare questo tipo anche di esperimenti. Cosa perfetta, quindi. E poi mi è piaciuto bene il post partita, perché non ha negato quelle che sono state le difficoltà del passato, che insomma, d'altronde facciamo questo mestiere, abbiamo sottolineato più volte, e anche qua io onestamente non rinnego di aver mosso tante critiche al mister, perché pensavo di vedere qualcosa di sbagliato. Lo stesso mister in realtà oggi
con le sue parole ha un pochino confermato quelle che sono state le nostre difficoltà al netto degli infortuni, cioè una fase difensiva non all'altezza per i primi 4 mesi. Ora, con una squadra che è finalmente sana, che forse è riuscita a rimettere un pochino a capo dei nostri problemi fisici, con un gennaio che sicuramente ha messo un pochino di più di benzina in più, ha delle gambe che nel mente non si stanno, diciamo così, rivelando vicine a un possibile infortunio, con una squadra che ha ritrovato un pizzico anche di brillantezza morale, di carattere in più, ecco, insomma, il 7 è sicuramente un voto pieno, anche per l'onestà di aver ammesso che nella prima parte di stagione qualche errore di troppo è stato fatto, e speriamo che sia stato corretto, proprio perché l'idea e la speranza di tutti è di arrivare a Dublino. Grazie a tutti, buona domenica, ci ritroviamo presto con Radio Rossonera nel pomeriggio, una clip, e poi da lunedì via al rush finale dell'Europa League, quindi con tutti i nostri approfondimenti. Ci sarà ad esempio Paolo Condò ospite lunedì, poi da mercoledì da Milanello, giovedì la partita, insomma tutto il nostro avvicinamento alla gara. Buona domenica e a presto.